Questa qua pesa poco. Ciao a tutti, ormai. Con la Aston Martin è andata via tua moglie alla fine? E sabato mattina mi sto preparando per andare alla pista di Garbagnate con Andrea Soffientini per raccontarvi di due scarpe, o meglio per fare l'unboxing di due scarpe che ci sono appena arrivate qualche giorno fa da Sporttime. Scarpe che secondo me sono davvero molto interessanti, sono curioso di capire cosa ne pensa Andrea, con il quale purtroppo avremo pochissimo tempo. Faremo come al solito l'unboxing, chiederò ad Andrea di indovinare di che scarpe si tratta, sarà comunque abbastanza più facile rispetto al solito, gli chiederò anche qual è il peso e poi eventualmente cercherò di convincerlo di fare una corsa, una piccola corsa con una delle due scarpe. Sono curioso di sapere, ma so già quale sceglierà. Ad ogni modo mi preparo, vado a Garbagnate, ci vediamo dopo. Se siete interessati all'acquisto, come al solito, qualche link ve lo metto qua sotto. Se siete interessati ad ulteriori scarpe, fatecelo sapere qua sotto. Noi cerchiamo di soddisfare tutti i vostri desideri. Comunque diventa comunque abbastanza difficile recensire tutte queste scarpe. Ci vediamo dopo, ciao! Quanto è che l'avevi pagata? Buongiorno Andrea, scusami per il ritardo, sono tornato a casa perché mia moglie voleva ovviamente che utilizzassi l'altra auto. Oggi come al solito facciamo l'unboxing, dovevo arrivare prima di te e aspettarti, vabbè, sarà per la prossima volta. Come al solito le regole sono semplicemente due, non hai nessun coltello, sono due scarpe, devi decidere quali, quanto pesano queste scarpe, non le puoi vedere e se indovini una delle due rimane a te. Questa qua pesa poco. Ciao a tutti. Ormai. Con la Aston Martin è andata via tua moglie alla fine? È andata via con la Mercedes. Raga, abbiamo bisogno di più coffee perché dobbiamo comprarci la Aston Martin nuova. Allora, scatola rossa quella l'ho vista, però da adesso in avanti non guardo più niente. Scatola rossa si sa di che marca è. Però io non so quanto pesino effettivamente queste scarpe. Allora, pesano poco, sono gialle. Non sono in carbonio. L'intersuola ti piace al tatto oppure no? Allora, sembra una buona intersuola, sembra... Cavolo, ti direi morbidissima, ti direi che mi ricorda un po' la Fuel Cell, ma sicuramente più bassa. Però non saprei dirti qual è, Max. Peso sotto i 200 grammi, secondo me. L'intersuola è in Fuel Cell effettivamente ed è un nuovo modello della nostra mitica Fuel Cell. No, non lo so, qual è che è, Max? È la Rebel 2. La Rebel 2, ok. Quanto pesa non lo so. Wow, bella. Onestamente non lo so. Bellissimo. Cosa ne pensi? Molto bella come scarpa, molto molto bella. Ed è clamorosamente il tuo numero, però quella me la tengo io, mi dispiace. Se ce n'è troppo mi sa che me la porto a casa io questa. No, bellissima, non è neanche il tuo colore, è la mia misura, non è il tuo colore. E guarda questa, c'è qua la, come si chiama, l'etichettina che cambia da New Balance a Fuel Cell. Una bella scarpa davvero, questa qua per i medi sicuramente, ripetute. Va bene, dai, apri anche la seconda scarpa e poi decidiamo se vuoi fare una corsetta in pista, ma un giro solo però. Seconda scarpa, questa è sorprendente come scarpa, non l'abbiamo mai assolutamente provata nella nostra vita. Te lo dico. Vado? Vai. Ah, questa non l'avevo presa subito. Allora questa posso immaginare quale possa essere.
Hai visto di che colore è la... la scatola. La scatola. I ragazzi correndo si perdono tutte le forze. Ma mi hanno detto che ieri sera sei arrivato secondo a Varese. Sono arrivato secondo a Varese, non vinco più niente, crisi totale, Max. Speriamo di rifarci domenica a Luino, va. Ma hai corso con le Pegasus? Ho corso con le Carbon Rocket X. Non sapendo com'era il percorso, ho detto voglio una scarpa filante. Guarda, ti dico, da una parte forse mi è andata bene così, dall'altra parte boh, perché era una gara molto, quasi un trail. Comunque niente, non ce la faccio ad aprirla. La prossima volta almeno una forchetta piuttosto. Le chiavi della macchina è un disastro. Cioè, se indovini che scarpa è, secondo me io te la regalo volentieri. Guarda, farò sta roba brutale. Essendo il re dei tapascioni, una scarpa così ti può servire. Allora, prima l'avevo già detto che era una scarpa pesante. Non la guardo, ma già posso immaginare. Ma il colore è bello. Ascoltami, dimmi il colore, se è il suo classico azzurro-blu. Assolutamente. Azzurro-blu con dentro degli inserti verdi? No? No. Porca Eva, non me la ricordo. Cioè, non pensavo che fosse così dura. Allora questa qua è la Bondi che avevamo detto di provare. L'avevamo promesso, se avessimo raggiunto le 5.000 views l'abbiamo fatta in 2 giorni, quindi onestamente è giusto averla. Cosa ne pensi? Allora, bella, molto molto pesante, diciamo che molto carrozzata anche, guarda qua che intersuola alta e prepotente. Guarda, la schiuma sembra comunque morbidina in certi punti sembra un pochino più dura. Diciamo che era la scarpa per i pesi massimi di Oka ed è la scarpa che consigliavamo a tutti per i pesi massimi per andare sul sicuro, e in effetti la dovevo provare perché adesso almeno abbiamo la certezza che sia la scarpa giusta per tutti. Quindi cosa ne dici? Provatela un secondo al piede e poi ci dici se vale la pena magari farci un giro. Intanto è arrivato Pierre, che alla figlia gli abbiamo fatto prendere le Clifton e le Rincon e gli abbiamo salvato la carriera forse. Pierre però è fonte di distrazione, quindi non va bene. No, misura giusta. 27,5. Sì, allora la solita misura di Oka. Allora direi, Andrea, secondo me stesso numero per le Bondi, che mi sembrano assolutamente ben pensate, e invece per le Fuel Cell Rebel 2 della New Balance direi mezzo numero in più, non soltanto perché le voglio tenere io, ma soprattutto perché comunque sono leggermente strette, ma sono davvero comode, non credevo. Va bene Andrea, ascolta, io direi facciamo un giro di pista, ti filmo e poi vediamo cosa ne pensi. Con le Oka? Decidi tu con quali. Andiamo con le Fuel Cell. Sapevo. Va bene, dai, ci vediamo dopo. Ciao. Ciao. Allora Andrea, cosa ne pensi di questa scarpa? Sembrano scarpe da giocatori di tennis, a vederle così sono davvero fighe e devo dire che confronto a quelle che abbiamo provato prima sono molto più veloci. Assolutamente, ma me le lascerai oppure le vuoi tenere? No, queste le voglio tenere io, Max, fagli le foto e rimandamele subito. Va bene, ma sai che sei in ritardo? Dai, sprint fino alla roba. Va bene,